creando il parere positivo nelle revisioni contabili, perché comunque il fatto di finanziare nell'ambito dell'equilibrio, siamo nell'ambito dell'equilibrio, quindi è in questo momento che devono essere finanziati i debiti. Quindi è con la delibera di riequilibrio che si appostano le necessarie risorse finanziarie per finanziare i suddetti debiti con il bilancio. Un'altra cosa, la trasmissione alla Corte dei Conti per le eventuali responsabilità è dovuta per legge, quindi io non è che una la mando e una non la mando, le mando tutte quante alla Corte dei Conti. Poi se anche il sottoscritto si evidenzia già in questa fase una responsabilità da parte di qualcuno, sono anche tenuto a indicare le responsabilità, anche prima che lo faccia la Corte dei Conti e che me lo venga a chiedere. Poi, per quanto riguarda, quindi abbiamo detto, l'unico rilievo che le ho essenzialmente accettato e riconosciuto era la mancata negazione del parere delle revisioni dei conti alle prime 5 delibere. Parere